Diego, allora stasera riceverai al Padova Pride Village il premio di persona LGBT dell'anno. Hai capito? Contento? Molto contento, io vi ho detto che siete sbagliati perché io potevo fare molto di più. Però cioè, in che senso di più? Di più nel senso che comunque ci si può spendere sempre di più per una causa sì. O per un'altra, però... No, ma dimmi però, la verità. Però io il premio lo prendo, la verità, ormai avete la verità. Deciso. Quando hai saputo che ricevevi il premio, ti è venuto qualche dubbio? Dice, visto che me lo danno? No, io ho chiesto, infatti ho detto, perché sei molto contento, dopodiché, come si dice, i premi... pensato, questi non è che mi pensano che sono frocio, non hai pensato a sta cosa? Ma guarda, tanto potrebbero pensarla a prescindere dal premio, non è quello. Non è un premio, come dire, che fa, che fa, che fa la differenza, che fa il pettegolezzo, ecco, okay. Diciamo così. E dopodiché, guarda, cioè, te scrive questo. Va bene, sì. Questo era Sannino, il presidente di Arcica in Napoli. Salutiamo. Dopodiché niente, ormai mi ho dato, venga a prendere. Ok. Siamo a Firenze. Quanto ci manca? Partito. Firenze, che è la città di Matteo Renzi, no? La città di tanta gente, diciamo. La più famosa soprattutto. Diciamo, ecco, beh, capito? Senti, un'ultima cosa, un pensiero sull'attuale governo e con riferimento alle dichiarazioni del ministro Fontana. Sì. Le famiglie arcobaleno non esistono. Ecco. Secondo te? È una boiata. Sì. Sì, no, vabbè, ma pure commentarla, diciamo che gli si dà troppo lustro, diciamo. Certo. Però comunque è stata di fatto, penso, la prima uscita ufficiale, diciamo, sì, la prima dichiarazione. Giugno, no? Sì, sì, appena insediati si sono subito presentati così, ecco, quindi diciamo. La comunità LGBT ha avuto l'onore di inaugurare questo governo, diciamo. Dopodiché appunto i giorni a seguire, le ore a seguire hanno dato tante altre motivazioni per capire di che pasta sia fatto questo governo. Oddio. Secondo te durerà? Ah, questo proprio non lo so, guarda, non lo so, non lo so, che ti dico? Sì, in teoria, guarda, cioè, tanti dicono che zompa subito. Ma se a farlo zompare, cioè aspetta, se a decidere di farlo zompare sarà Salvini, paradossalmente insomma manco quanto sia un bersegno neanche certo, questo, certo. Che va per andare all'incasso, no? Certo. Però non lo so, davvero non lo so. Già, vabbè. Tanto siamo in questa situazione. Comunque, allora stasera alle 21.30 Padova Pride Village, Diego 21 Bianchi 30, 21 in arte Zoro, sì. Persone LGBT dell'anno. Capito? Un carta porta a casa. Ok. A dopo.